Lunedì 18 luglio, alla Spezia, in piazza Brin, ha avuto luogo il primo dei tre appuntamenti dell'evento Zampilli d'Italia. Questa prima serata ha visto il sindaco Massimo Federici calarsi nell'insolito ruolo di intervistatore e il comico Dario Vergassola, per una volta, in quello dell'intervistato. La serata è trascorsa tra risate, aneddoti e considerazioni sulla città che cambia, proprio nel cuore di un quartiere, l'Umbertino, da sempre sede di immigrazione e mutamenti. A questo primo appuntamento faranno seguito, mercoledì 20 e giovedì 21 luglio, gli incontri con il giornalista enogastronomico Alan Bey e con lo scrittore Maurizio Maggiani. Si è divertito? Molto, col sindaco che è sempre così stato un po' rigido, ha raccontato anche una barzelletta, quindi è fantastico. È più facile che racconti una barzelletta che non trovare parcheggio a Spezia, quindi è buona come cosa. Ha fatto fatica anche lui. Certo. Un'altra domandina. Sì? Ha fatto parecchie battute, anche una abbastanza spinte. Lei ha dei... sì, qualcuno, un minimo, sì. Quale? Parecchiote, comunque, insomma, parecchiote. Per me che sono un ragazzo timido, ovviamente. Capito, ho capito già che doveva parare. Ne ha limiti, autolimiti morali, di decenza, di sensibilità, se ne pone? No, cioè io... ce l'hai quando... ce l'ho, ma non mi ricordo in questo momento quali sono, però ce l'avrò. Ce l'ha, dice, Sì, cioè, alcune ce le censuriamo da soli, ma... perché sono pseudo sgradevoli, però cioè nel senso che chi poi le prende magari quelle sui lutti, quelle cose lì, io le trovo fantastiche come idea di battuta, non tanto per il lutto in sé, chiaramente ci sarebbe, però c'è una specie di autocensura, sì che c'è. Però è giusto che resti anche una zona franca? Beh, però io sono molto vivo a Vauro, che ci dà dentro fino a dove vuoi, cioè secondo me poi sai, le battute sono così, se la quarta non piace vai a casa, quindi uno le fa più sulla sua pelle che sulla pelle degli altri, cioè Vauro il giorno che farà 5 vignette dietro l'altra che fanno cagare e non lo chiameranno più a fare le cose, perciò finché lo chiamano vuol dire che funziona, che va bene e la spesa non è sulla pelle degli altri ma sulla sua. Si è divertito? Beh certo, con Vergassola per forza ci si diverte, è stata una bella serata, no? C'era tanta gente, e poi questa cornice qua che mi piace tantissimo, questa piazza Brin che sembra voler rinascere, ce la sta facendo e ce la sta facendo insieme a tutti, con gli spezzini, gli immigrati, insomma è una bella storia quella che sta succedendo, anche se naturalmente c'è ancora molto da fare. Comunque la serata è stata splendida, lui è stato veramente bravo e ha finito con i fuochi d'artificio, mi sembravano tutti molto contenti. Ma come si conciliano, per lei, in poche parole se si può, ma è una domanda da $1 milione, come si conciliano la sicurezza, la qualità della vita e l'apertura verso chi arriva? O ci si riesce o non c'è altra soluzione se non questa. Si può benissimo fare, questa piazza, questo quartiere lo dimostra, perché questo è stato un quartiere di immigrazione, tra l'altro un'immigrazione ben più imponente di quella che noi viviamo adesso, quando l'arsenale fu costruito e vennero da tutta Italia migliaia e migliaia di immigrati da ogni parte d'Italia, appunto, la situazione era sicuramente molto più complessa, pensiamo solamente alle condizioni igienico-sanitarie, eccetera. Poi nasce questo quartiere, nasce il quartiere operaio proprio anche per accogliere queste famiglie e incomincia una storia che è una storia bellissima sotto il profilo sociale e anche dell'inclusione e se vogliamo anche della sicurezza. Certo, Piazza Brin non sempre è stato un quartiere tranquillo, anche nel passato. Però adesso noi che cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di riqualificare il quartiere con tanti interventi, portare qua delle funzioni, ad esempio anche la serata di questa sera è un contributo a portare qua qualcosa di pregio, che non deve essere fatto sempre ed esclusivamente in centro un'iniziativa. E poi anche tante iniziative di incontro, di socializzazione, penso alle tante feste che vengono organizzate. Insomma, è complessa, è una sfida difficile, è una scommessa sicuramente non facile, lo è in tante città d'Italia, però qua, proprio qua, in questo quartiere, stiamo cercando di portarlo avanti con determinazione, ci crediamo, in tanti ci lavorano, ma poi soprattutto la parrocchia, l'associazione, i ragazzi di Piazza Brin, il centro sociale anziani, insomma è il quartiere stesso che ci sta lavorando, non tanto il comune.